Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Assetto Corsa, però non è una gara e non è neanche un hill climb. Siamo sul free roaming di Lake Louise con la nuova Focus RS, una mod uscita da pochissimo, molto bella, molto... Sentite il rumore? Molto figo. Spero che si senta bene la mia voce, però oggi andremo scialli perché appunto si deve sentire la mia voce. Vi voglio parlare di un paio di cose che ho scoperto in questi giorni, farvi sapere la mia, diciamo, e poi anche un paio di cose sul mio canale. Allora, per prima cosa sono con la nuova scheda video, quindi 30 fps fissi, la grafica non è il massimo perché è il circuito che è fatto così e non per chissà quale motivo. Poi, allora, questo video lo farò praticamente tutto dedicato a... Cazzo sgas, coglione. Tutto dedicato a YouTube. Ecco, si è svegliata mia nonna. Lo farò tutto dedicato a YouTube perché, ragazzi? Perché... vabbè, allora, prima cosa Cristo, che casino. Prima cosa che salta subito all'occhio, diciamo, girando su YouTube, è questa famosa storia di YouTube Heroes. Allora, ragazzi, io vi dico, mi dispiace perché? Perché YouTube è sempre stata una grandissima figata, una rivoluzione alla Madonna, e ci ritroviamo a, come dire, cioè. Perché? Ci ritroviamo tutti quanti a chiederci questa domanda. Perché? YouTube, che cazzo stai facendo? Già col fatto del copyright avevi già rotto i coglioni. Perché un conto è non poter monetizzare i video se magari c'è una canzone sopra. Un conto è bloccarti proprio tutto un video, tutto il lavoro di editing per una canzone di merda. Cioè per una canzone di merda, magari per 10 secondi di canzone. Tu blocchi tutto il video. Poi, andiamo di qua. Questa macchina è inguidabile, sappiatelo, però è bella. Finché non esce la mia RS, cioè il modello 2, mi devo contentare di questa. Comunque inguidabile, non so come mai, forse sta macchina qui non ha la trazione anteriore, non ne sono sicuro. L'RS è quella che piace a me, sì, è a trazione anteriore, invece questa forse è a trazione integrale, quindi... se provi a prendere una curva più veloce, adesso ci proviamo un po' il tornante, poi riprendo il discorso. Guardate, va in sottosterzo in una maniera clamorosa sta macchina. Comunque, aspettate un momento, ragazzi. Ah, ok, rieccomi qua, scusatemi, ma ho dovuto fare un attimo una roba veloce veloce. Allora, dicevo, cosa dicevo? Non mi ricordo. Porca vacca! Oh! Cazzo che vlog proprio fatti bene, eh! Che poi vabbè non è un vlog se piace, semplicemente è un gameplay dove vi parlo un po' della mia. Vabbè, YouTube Heroes, ragazzi, cioè secondo me è una cazzata. Ma non. Oddio, in alcuni punti è anche bella da fare, cioè come idea, capito? Però in altri punti mi sembra un po' una cazzata, perché? Perché tu stai dando in mano un'applicazione, un sito, Cristo, vabbè, quel cazzo che volete, a degli minchia, a parere mio, perché molti, lo sapete com'è YouTube Italia, non prendiamoci per il culo, molti sono bimbi minchia. Di 8-9 anni che poi inizieranno a segnalare video ovunque, cioè a me il solo pensiero che io non ho più libertà di parola, non posso più magari anche solo che ne so, cazzata, non posso più bestemmiare, magari un video dove mi scappa da bestemmiare, che arriva subito il bimbo tipo Francesco Michelin, che è quello lì che faceva tanto il figo così nel mio canale, arriva un bambino così 10 anni a bannarmi tutto, cioè io devo cancellare magari un video che poi mi pare che dopo un tot di segnalazione addirittura ti bloccano proprio il canale per un tot di tempo,
Perché? Perché un bambino così magari non gli va bene una cosa che magari a me va benissimo o a molti altri va benissimo. Cioè questa cosa non va bene. Poi ho sentito un po' le opinioni degli altri, tipo anche Zeb. Ma voi usate Adblock? Sì, ho capito. Adblock, che se andate a vedere video di Zeb capite meglio di cosa sto parlando. Voi usate Adblock, quindi YouTube non guadagna più, e qui e là, ma stiamo scherzando? Cosa, non guadagnano più 10 milioni al mese, adesso ne guadagnano 5? Cioè, mi pare che comunque YouTube guadagnare guadagna, perché insomma, mi pare che adesso va, no, adesso no, tempo fa aveva avuto degli inciucci con Facebook, cazzo, ci sono soldi. Se tu entri nell'azienda lì, nella sede di Facebook, trovi un tappeto pieno di soldi, dai, su via, non prendiamoci per il culo. YouTube, Google e Facebook sono insieme e lo sappiamo. Quindi io dubito che sia per questo, semplicemente ogni tanto deve sempre saltare fuori qualcosa, qualche cazzata da parte di YouTube. Perché è vero che Adblock magari ha diminuito le loro crescite, quel cazzo che vuoi, però da qui a mettere in mano un sito intero a una manica di bambini, o comunque molti, anche se non sono bambini, sono comunque rincoglioniti. Ah, questo non mi piace, lo banno. Questo non mi piace e lo banno. Sì, ok, grazie. Ma se non ti piace una cosa, metti non mi piace, non banni. Però molti bambini, molte cose così, queste cose non le capiscono. Capito? Quello ha parlato male di FabiJ, lo banno. E quello ha parlato male di Ciccio Gamer, lo banno. E da qui entriamo appunto al discorso di Ciccio Gamer. Per chi non lo sapesse, vi riassumo un po'. Ciccio Gamer. Ciccio Gamer è stato, che poi, aggredito. Allora, io vi dico una cosa: quando ho sentito la storia di Ciccio Gamer aggredito, mi sono anche preso male, perché ho detto, Madonna, cosa l'hanno accoltellato. Poi vedere la miniatura del suo canale con lui che piangeva, ho detto, cazzo è successo. Entro e niente, gli hanno spalmato della Nutella in faccia. Cioè, almeno mi pare, o comunque forse la Nutella poi gli ha lanciato il barattolo addosso. Ma sapete cos'è un'aggressione? Mia madre è stata aggredita l'anno scorso, ma era un'aggressione, due ragazzini rincoglioniti di merda, così per divertimento l'hanno presa, l'hanno buttata per terra così. E poi sono scappati. Non voglio sapere. No, perché mi sembrava si stesse muovendo, non peraltro. Comunque, quella è un'aggressione. Mia nonna è stata aggredita. Un ladro, mentre lei parcheggiava la macchina nel mio garage, un ladro è entrato, gli ha scippato la borsa e è scappato via. Quella è un'aggressione. Spalmare della Nutella in faccia, secondo me, non è aggressione. Poi, ovviamente, ripeto, YouTube sta diventando una grandissima puttanata, perché adesso andare ad aggredire uno YouTuber solo perché è un po' più in carne di te, mi pare un po' una stronzata. Cioè, è un po' come se io vado da FabiJ e gli lancio addosso gli spaghetti perché è troppo magro. Ma che cazzo di discorsi fate, ragazzi? Ma svegliatevi, Cristo. Siamo nel 2016 e c'è ancora gente che va apposta a Romix per spalmare della Nutella in faccia. Porca vacca, sta macchina è guidabile. Comunque, cioè, veramente svegliatevi, ragazzi, ma in che cazzo di livelli siamo arrivati? Cioè, noi ci lamentiamo tanto dell'ISIS, che sono rincoglioniti, quel cazzo che volete, ma guardate che non andiamo tanto lontano, perché secondo me se noi gli diciamo a quello lì che gli ha lanciato la Nutella in faccia, se noi gli diamo una bomba e gli diciamo se tu ti fai esplodere in un centro commerciale quando muori, ai sette vergini o quel cazzo che gli insegnano quelli dell'ISIS pronti ad aspettarti a figa aperta, questi ci vanno, figa, sta macchina. Comunque, cioè, dai ragazzi, seriamente, porca troia. Non bestemmio perché non vorrei creare casini, però mi stavo uscendo dall'anima.
Ma che cazzo di ragionamenti fate? Io Ciccio Gamer lo seguo da tantissimo. Oh bello, non sapevo che ci fosse molto. E lo seguo da tanto, cioè saranno, beh, tantissimo, no, tanto sì, saranno 3-4 anni più o meno. Diciamo che è vero che Ciccio Gamer un po' è cambiato, ma raga, andiamoci chiaro, chi non è cambiato su YouTube? Guardate, wow, saltino, guardate, madonna, sembrava temporale, ho detto sui miei vicini, ma che cazzo. Guardate ad esempio video, ma anche miei, top. Io tempo fa caricavo cosa caricavo, ragazzi, perché è qui da più tempo. Cosa caricavo? Caricavo giochi del 2004, 2005. Caricavo cazzate, mentre ora mi ritrovo che poi, vabbè, per l'amore di Dio, adesso non è che carico Clash Royale o quelle cagate lì che vanno di moda, tipo Minecraft. No, carico comunque giochi che piacciono a me, non che piacciono alla pelle. Se posso essere sincero, perché questa è sempre stata la mia idea del mio canale. Io registro perché mi piace registrare, edito perché mi piace editare, non per un guadagno mio personale di soldi, non per numero di iscritti, non per numero di visualizzazioni, perché se andate a vedere io alla fine ho 500 iscritti, non è che c'è tutte quelle grandi visualizzazioni. E però c'è da dire che effettivamente Ciccio Gamer è cambiato, ma non per una questione di solo di video, ma anche proprio lui, cioè lui è veramente cambiato, ragazzi. Se mi sembra molto molto più vittima di quello che era un tempo era il classico, no, giocherellone simpaticone che ti faceva Deadpool e MotoGP, perché sono le uniche due serie che ho seguito su dall'inizio alla fine, perché poi il resto non mi interessa molto. Molti giochi a me capita di non seguire molti giochi perché magari li voglio portare anch'io e quindi non voglio spoilerare di nulla, però MotoGP e Deadpool mi erano piaciuti e allora li avevo seguiti da lungo, ciccio sudato, no? E invece adesso mi sembra che oltre ad alcuni gameplay il suo canale sia basato un po' sul vittimismo, e il vittimismo non è una bella cosa, perché il vittimismo ti autoconvince, secondo me, che sei una merda. Non sto dando della merda a Ciccio Gamer, sto dicendo proprio in generale, a fare la vittima poi ti autoconvinci che fai schifo quando magari non fai schifo, ed è questo che un po' mi dispiace anche di Ciccio Gamer. Poi ripeto, svegliatevi ragazzi, perché andare a Romix e spalmare della mia pelle in faccia a uno youtuber, ragazzi, cioè, che poi è bello che oltretutto ho visto nel suo video, così che mo sto ragazzino qui non sono neanche andato a vedere quanti anni ha, ma forse ne ha 18, cioè non è neanche uno tipo di 13 anni, 18 anni, tu a quest'età dovresti essere già una persona con la testa sulle spalle. Ci sta a fare le cazzate anche a 18 anni, ma non queste cazzate. Queste sono cazzate da 14 anni, da ragazzini, da adolescenti. 18 anni non sei più un ragazzino, non sei più un adolescente. Devi pensare con un'altra testa già a 18 anni. Devi pensare già con l'inizio della patente o cose del genere, già devi pensare con tutta un'altra testa. Devi pensare che a 18 anni avrai una tua autonomia. Non puoi andare a Romix con i soldi della mammina e spalmare la faccia, sì, e spalmare la Nutella in faccia con YouTube. Cioè, no, sei un coglione. Cioè, dai, ragazzi, veramente. Svegliato. Però, ripeto, non so cos'era, non lo voglio sapere. Però, ripeto, Ciccio Gamer effettivamente sta un po' troppo facendo la vittima, perché adesso iniziare un video dove c'è lui che piange, lui che mette tutta la musichetta triste, cioè mi sembra, avete presente tipo quando non so che esempio vi posso fare, avete bisogno, che ne so, avete presente, top esempio, allora l'altro giorno ero con dei miei amici a bere una birra, così, che poi vabbè stavo bevendo la Coca-Cola perché dovevo guidare,
però vabbè, comunque eravamo fuori. E arriva sto tizio che continuando a piangere, voleva venderci delle scope. Voleva vendercela a 5 euro, no? Bisogno di soldi, c'ho i figli a casa. Mancava solo la musichetta sotto, però stava facendo la vittima. All'inizio, vi dico la verità, ci sono anche rimasto lì, perché dici, uno che va in giro a vendere delle scope a 5-10 euro perché ha bisogno di dare cibo alla sua famiglia, effettivamente un po' fa, cioè ci rimani lì perché dici, dove cazzo stiamo finendo in Italia? Quando poi, dopo un po', è uscito il datore di questo bar, l'ha cacciato via. Questo è salito su una Nissan Micra, nuova di zecca, ma l'ultimo modello, quello del 2014, mi pare, o 13. È salito su sta macchina e se n'è andato. Ma stai scherzando, cazzo? Cioè, non hai soldi per la tua famiglia, però per la Micra, sì? Cioè, da una parte, vedete com'è? A fare le vittime non ottieni mai un cazzo! Nella vita non ottieni nulla facendo la vittima, nella vita ottieni qualcosa tirando fuori i coglioni, che è un'altra storia. Poi Ciccio Gamer mi dispiace un casino perché comunque è un bravo ragazzo, cioè 89, quindi 89, beh, ciao amici, sono quasi 30 anni, comunque è un bravo ragazzo, cioè niente da dire. Poi mi piace molto come tutti gli youtuber effettivamente stanno con Ciccio. Beh, tutti no, poi c'è anche chi non è d'accordo. Io sto con Ciccio anch'io, per l'amor di Dio, perché appunto, ripeto, ciò che è successo è indescrivibile, fuori dal comune, non deve accadere, che sia lui o che sia qualsiasi altra persona. Però appunto l'unica cosa è questa, è solo un parere mio, poi non insulto nessuno, assolutamente, non me ne frega proprio niente. Ad esempio, tempo fa Favij aveva fatto lì esperimento reale, tavola Ouija, non è uno scherzo, tutto reale. Poi guardi, non era successo un cazzo. Cioè, quel video lì mi ha fatto girare i coglioni, però io non critico, cioè ognuno fa quello che vuole. Se uno vuole guadagnarsi visualizzazioni col clickbait, cioè YouTube ora come ora va così, non è che ci puoi fare molto. E niente, ragazzi, comunque. Ci siamo prolungati un po' troppo su questo discorso, vi ho detto un po' la mia, adesso vi dico, nel frattempo ho già fatto un secondo giro, ah, perché ho preso quella scorciatoia là. Nel frattempo, adesso che ritorno nei pit, vi racconto, no, non vi racconto un cazzo, cioè vi devo aggiornare su una cosa. Oggi è il 4, vi dico oggi è il 4 perché probabilmente sto video lo vedrete domani. Non so se difficilmente riuscirò a caricarlo oggi perché al mattino devo accompagnare mia madre al lavoro e la sera devo andare a scuola, quindi mi ritrovo abbastanza impegnato in tutto. Però il 9 mi pare esce Mafia 3. Quindi, cosa succede, ragazzi? Succede che le streghe di Brigmore l'ho cancellata. È una serie che ho cancellato. Che non l'ho neanche iniziato, a dire la verità, non ho neanche caricato la prima puntata, però ho deciso di cancellarla per un semplice motivo. Poche visualizzazioni e poi è una serie che comunque è sempre la stessa roba. Non è che devi fare chissà che cosa, non è che ci sono colpi di scena. Le streghe di Primo, Dishonored, vai lì, strozzi quello, fai quella. Mi ero rotto poi i coglioni anche da editare, era un po' una rottura di palle. Divertente da giocare, divertentissimo da giocare, ma una rottura di palle in generale, se posso essere sincero. Quindi è una serie che ho lasciato lì, adesso me lo finisco io per i cavoli miei. E quindi vi porterò, ragazzi, vabbè, ogni tanto assetto corsa quando non scatta il video perché Cristo, FIFA, NFS, Need for Speed e Mafia 3. Vi porterò questi tre giochoni, poi stavo pensando, una volta finita una serie, magari anche qualche horror tipo Layers of Fear, così come stavo pensando a portarvi The Sims 2 per PlayStation 2, giocato su PC. Però in co-op con Cristian, che lì ci sarà da ridere, anche lì, ragazzi, ve lo assicuro, perché tempo fa ci giocavamo sulla PS2 insieme e c'era da ridere, cioè c'era da sclerare più che altro. E niente, quindi
Ragazzi, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. Win your way, Kate Squires, poor instruments pop. Vabbè. Comunque, fatemi sapere la vostra nei commenti. Io vi faccio sentire ancora un po' il suono di questa meraviglia. È bella forte però, ragazzi, l'hanno fatta davvero bene questa macchina. Sono curioso di sapere, ma mi pare che sia trazione integrale, questa Focus. Ti posso investire? Ah, oramai l'ho già fatto, vabbè. Toh. Entro in macchina. Toh. E niente, ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Ho voluto dire un po' anch'io la mia, anche con i miei pochi iscritti. Spero che mi abbiate capito. Io comunque sono fatto così, sono uno che le cose le dice in faccia ciò che pensa. Cioè, non gliene frega un cazzo. Io se penso una roba la dico, non mi faccio tanti problemi. Questa era solo la mia opinione. Niente, Ciccio, tieni duro, Ciccio Gamer, perché ho notato che sei pieno di hater, però che cazzo ci devi fare? Io l'unica cosa che critico in lui è il cambiamento. Però il cambiamento, ragazzi, anche FabiJ ha cambiato. Io FabiJ lo seguo da quando aveva il vecchio canale, adesso non mi ricordo neanche il nome, che cazzo era. Quando faceva tipo neanche Slender, ancora prima, quando faceva Aoni, ma era no Aoni. Vabbè, aveva fatto un gioco simile, tipo Aoni in 3D, cioè, ma non so se avete capito, vabbè. Comunque FabiJ è cambiato tantissimo. E sono cambiati tutti, ragazzi. Cioè, bisogna accettare le cose così come sono. E tu che hai fatto quella roba a Romix, ti dovresti ma proprio vergognare in una maniera allucinante. Invece che tirartela e fare il figo, ti dovresti vergognare. E poi oltretutto, io non ne sono sicuro, però nel post che ha messo su Facebook questa testa di cazzo, ha scritto in grande il King sempre e ovunque. Se per il King tu intendi il King delle bestemmie, cioè Blur, che è uno che io seguo, no, non farlo, non mettere in mezzo Blur, perché non c'entra una minchia. Cioè, Blur in tutto questo non c'entra mica. È vero che Blur ha spesso e volentieri criticato Ciccio Gamer, ma non mettete in mezzo Blur perché non c'entra un cazzo. Cioè, perché poi qui funziona così, eh. Poi da una cosa grande così bisogna ingigantirla, prendere spunto, fare un po' di show, no? YouTube è diventato un po' reality, ecco. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Assetto Corsa o comunque qualche altro gioco. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Bella.